Un saluto agli amici di Motor Online, siamo qui al Salone di Ginevra per scoprire quali sono, secondo noi, le 5 supercar più interessanti e più particolari esposte appunto qui al Salone. Iniziamo subito da una vettura di cui il produttore è una vecchia conoscenza del Salone di Ginevra, probabilmente non dei più conosciuti a livello italiano. Giro subito la telecamera e ve la faccio vedere. Si parla quindi della Ginetta Acura, una vettura dal nome e dall'estetica assolutamente particolari, però soprattutto qua davanti potete vedere che lavoro è stato effettuato per assicurare a questa vettura un design e assolutamente un'aerodinamica senza precedenti. Pensate che riesce a sviluppare quasi 386 kg di deportanza a soli 160 km/h, praticamente come una vettura dell'MP3. Dell'MP3 infatti sono tante le soluzioni tecniche che Ginetta ha ereditato per rendere più performante possibile questa vettura. Vediamo anche i fari, come sono tutti realizzati da un blocco unico in carbonio, così come anche il telaio, la scocca e la carrozzeria. Le sospensioni sono di tipo push rod, ereditate da una vettura di LMP1. Parlando invece del propulsore, la Ginetta Acura è dotata di un V8 aspirato, quindi una rarità per questo settore, da 6000 di cilindrata, capace di 600 cavalli e 705 Nm. Un qualcosa di veramente pazzesco, considerato anche il peso estremamente ridotto di soli 1150 kg. Un peso assolutamente piuma che, unito all'enorme deportanza che può assicurare questa vettura e alla potenza del propulsore, potrà assicurare delle performance veramente, veramente da urlo. Per quanto riguarda il prezzo di questa vettura, sono poche le informazioni precise che si sanno ancora. Tuttavia si parla di circa 580.000 euro per uno dei 12 esemplari che saranno venduti, di cui due sono già stati ordinati e prevenduti. Continuiamo quindi la nostra carrellata delle 5 supercar, andando a scoprire quale si classificherà al quarto posto. Siamo quindi arrivati alla quarta posizione della nostra top 5 supercar del Salone di Ginevra 2019. Siamo volati in Svezia, probabilmente avrete già capito di chi sto parlando, quindi non vi faccio attendere ancora, giro la fotocamera e vi faccio vedere di che auto stiamo parlando. Si tratta ovviamente della nuova Koenigsegg Jesko. Jesko è il nome del padre di Christian von Koenigsegg, che ha creduto in lui fin dall'inizio, quindi 25 anni fa, quando tutto questo è nato. Quindi in pratica questa vettura è semplicemente un tributo al padre, che ha investito di tasca propria dei capitali per aiutare il figlio nella realizzazione di questo sogno. Il motore di questa Koenigsegg Jesko è il V8 5000, già conosciuto nell'ambiente Koenigsegg, capace di sprigionare 1280 o 1600 cavalli a seconda della benzina che si andrà ad utilizzare, e 1500 Nm, capace di spingere la vettura fino a ben 480 km/h. Lo 0-100 non è ancora stato rivelato, ma ipotizziamo un qualcosa di simile a 2 secondi e mezzo, e lo 0-300, beh, vediamo se riuscirà a far meglio della Ghera RS. Per quanto riguarda il telaio, è stato riproposto il telaio monoscocco in carbonio della Ghera RS, così come anche la carrozzeria è stata interamente realizzata in carbonio. Per quanto riguarda invece il design, io assolutamente non so come esprimermi, perché ha delle forme veramente pazzesche. Al momento la vettura è completamente aperta, quindi non si riesce a vedere nella sua interezza, però vi posso assicurare che ha un qualcosa di veramente fenomenale. È un'opera d'arte in movimento che mostra anche tutto il carbonio col quale è stata realizzata. Vediamo anche qua all'interno la maestria quindi di questo produttore, che si sta avvicinando a dei livelli di perfezione e di bellezza, a mio avviso, senza precedenti. Per quanto riguarda il cambio, è stato invece adottato un cambio multifrizione a 9 rapporti, quindi si abbandona il sistema a variazione continua della reghera per un qualcosa di più probabilmente emozionante alla guida, qualcosa di più concreto e votato alle prestazioni, perché appunto il dubbio grosso della reghera era appunto il cambio. Per quanto riguarda la produzione, invece, verranno realizzati solamente 25 esemplari al momento, ma sappiamo benissimo che questi valori potrebbero cambiare nel tempo, e il prezzo per aggiudicarsi un'opera d'arte di questo tipo è di 2 milioni e mezzo di euro. Procediamo quindi con la terza classificata della nostra classifica. Ci spostiamo quindi al terzo gradino del podio e arriviamo finalmente in Italia. Stiamo parlando di una vettura che era già stata presentata, offre una nuova tecnologia, è un piccolo restyling, ma offre tantissime nuove dotazioni. Ha perso il tetto e ora ve la faccio vedere. Stiamo ovviamente parlando della nuova Lamborghini Huracan Evo Spider.
Una vettura che è stata presentata qui allo stand Lamborghini di Ginevra con questa fantastica colorazione verde molto 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 lucente, in abbinata dei cerchi al posteriore da 20 pollici neri, mentre al frontale solamente da 10 pollici con pizza rigorosamente verde. Si parla quindi della stessa ricetta meccanica della vettura coupé, ovvero presenta il suo tanto amato V10 da 5.2 litri, da 640 cavalli e 600 Nm, capace di totalizzare uno 0-100 di 3 secondi a 1 e uno 0-200 coperto in 9 secondi a 3, per raggiungere poi una velocità massima di 325 km/h. Una vettura che ovviamente è stata principalmente modificata qui nella zona posteriore, dove compaiono quindi le due gobbe già conosciute per altri modelli scoperti della casa di Sant'Agata e questa bellissima decorazione che va a coprire poi il cuore pulsante della Huracan Evo Spider, rifinito in questo colore nero lucido con questa copertura che fa prendere aria appunto al propulsore. Nel posteriore non varia rispetto alla Huracan Evo, con i due grossi terminali posti qui centralmente per migliorare i flussi aerodinamici e il grosso estrattore posto poi inferiormente. La capote si apre e si richiude a una velocità di circa 17 secondi ed è possibile attivarla fino a una velocità massima di circa 50 km/h. Il peso complessivo della vettura quindi sale a soli 1542 kg, un peso relativamente comunque contenuto per una vettura Spider che riesce comunque a regalare delle prestazioni così eccezionali come appunto quelle della Huracan Evo Spider. Il prezzo totale è di circa 202.400 euro senza tasse ovviamente e le prime consegne sono previste per questa primavera. Continuiamo quindi la nostra classifica per scoprire chi si posizionerà al secondo posto. Si sale quindi al secondo gradino del podio e si resta appunto in Italia. È una vettura che probabilmente molti di voi si aspettavano di trovare in prima posizione, tuttavia in prima posizione ci sarà una sorpresa, una vettura che forse pochi si aspetteranno. Giro la telecamera e ve la faccio vedere. Stiamo ovviamente parlando della Ferrari F8 Tributo, che purtroppo si è classificata solo, e dico solo, in seconda posizione. È l'erede ovviamente della 488 GTB e presenta il V8 più potente di serie mai costruito per vetture non serie speciali di Maranello. Stiamo parlando infatti di un V8 biturbo da 720 cavalli e 770 Nm, che eredita molte caratteristiche, se non quasi l'intera totalità, dal propulsore della 488 pista. Infatti riesce ad assicurare uno 0-100 coperto in soli 2,9 secondi e, pensate un po', uno 0-200 coperto in 7,8 secondi. Ferrari dichiara quindi di essere riuscita a raggiungere un'aerodinamica più efficiente del 10% e aver inserito un nuovo software per lo Slide Slip Angle Control, che raggiunge quindi ora quota 6,1. Parlando di pesi, la Ferrari è riuscita a ridurre il peso della 488 GTB di circa 40 kg, fermando quindi l'ago della bilancia a 1330 kg. Spostiamoci adesso a guardare un attimo il design, soprattutto nel frontale, che risulta essere a mio avviso la parte meglio riuscita. Un frontale decisamente più appuntito e più affilato, che eredita molto a livello di stile, soprattutto dalla Portofino, con linee tese e decisamente aguzze. Qua nella parte centrale possiamo vedere l'S-Duct che aveva debuttato con la 488 pista, che pesca aria dal frontale da sotto la maschera, la griglia posta qui inferiormente, spinge, entra nel canale qui posto frontalmente e spinge la vettura verso il basso appunto per assicurare maggior grip e maggior deportanza. Diamo anche uno sguardo al posteriore, che guadagna dei nuovi gruppi ottici ereditati probabilmente alla GTC4 lusso, doppio scarico rialzato come visto anche sulla 488 pista e alettone integrato nella linea della carrozzeria, che risulta però essere aperto lì inferiormente. Parlando poi dell'1.8, troviamo un nuovo materiale che comunque non è nuovo per Maranello, ma si parla dell'Hexan, un materiale ultra leggero ma resistente che aveva debuttato sulla storica F40, quindi il tributo presente nel nome è anche riferito appunto a questa particolare tipologia di materiale utilizzato per ricoprire la parte inferiore della carrozzeria e lasciare scoperto il bellissimo V8 di Maranello. Quindi per noi la Ferrari F8 Tributo è riuscita a conquistare solamente la seconda posizione sul podio. Chi ci sarà in prima posizione? Beh, seguiteci e scopritelo. Eccoci finalmente giunti alla prima classificata della nostra top 5 supercar qua al Salone di Ginevra 2019. Abbiamo visto che la terza e la seconda erano italiane e la prima, non poteva essere da meno. Quindi la prima classificata non può che essere la Pininfarina Battista. Una vettura a mio avviso veramente, veramente spettacolare.
Non è assolutamente un caso che sia uscita così perfetta e così filante nelle linee, anche perché tra ingegneri e designer si parla di nomi veramente noti. Si parla di persone che hanno sviluppato vetture come Veyron, Chiron, Urus, McLaren P1, Mercedes Project One, Zonda e addirittura Michonet. Quindi di certo un prodotto non valido non poteva assolutamente uscire fuori per automobili Pininfarina, che ha debuttato lo scorso anno alla Salone di Ginevra e debutta quest'anno con questa Battista. Una vettura che a mio avviso nel frontale richiama molto vetture già conosciute come esempio la Ferrari di Sergio, ma è soprattutto la linea complessiva della vettura che secondo me lascia assolutamente a bocca aperta. Si tratta infatti di una Hyper GT elettrica, nonché l'auto stradale più potente mai prodotta in Italia. I quattro motori elettrici situati ognuno per ogni asse riescono infatti a sviluppare una potenza complessiva di 1900 cavalli e, pensate un po', 2300 Nm. Questo le assicura uno scatto da 0 a 100 coperto in meno di 2 secondi e uno 0 a 300 coperto in meno di 12 secondi. Veramente quindi velocità fuori dal normale per questa Pininfarina Battista. Il telaio realizzato in carbonio risulta essere un telaio monoscocca, così come anche la carrozzeria, anch'essa appunto realizzata in carbonio. E ripeto, il design è veramente spaziale. Ha delle linee e delle forme che probabilmente una semplice telecamera non riuscirebbe a replicare, perché a mio avviso ha delle proporzioni veramente perfette, soprattutto nel posteriore, ovvero come si raccorda il lunotto e il vetro con tutta la linea posteriore della vettura. Pininfarina comunica inoltre un'autonomia complessiva di circa 450 km, scaturita da una batteria da 120 kWh, sviluppata con una forma a T e situata sotto al telaio. Questa batteria è stata realizzata in collaborazione con Rimac, quindi un nome assolutamente non a caso, ma una garanzia per ciò che riguarda la propulsione elettrica su vetture di questo calibro. La Pininfarina Battista sarà prodotta da inizio 2020 e saranno realizzati solamente 150 esemplari per questa splendida auto. Ne approfitto anche in questo momento che la vettura sta girando per farvi vedere il posteriore con questa doppia linea LED sviluppata in orizzontale, che assicura una linea veramente unica a tutta la vettura. Anche l'estrattore posteriore è qualcosa di veramente fenomenale, realizzato da un blocco unico in carbonio. Quindi, a mio avviso, a livello di design, vince a mani basse sul resto delle vetture presentate qui a Ginevra. Come detto, saranno quindi solo 150 gli esemplari prodotti di questa splendida hypercar elettrica e il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro. Questa quindi è la nostra classifica delle supercar migliori qua a Ginevra 2019. Lasciate magari un mi piace al video se vi è piaciuta la classifica, commentate con le vostre impressioni e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Motori Online.